rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Facebook. Facebook. Ho troncato con Samantha perché mi graffiava tutto il divano. Ho chiuso con Pamela perché voleva che la portassi fuori tutti i giorni. Ho lasciato Eva perché voleva seguirmi in vacanza. Ho sedotto e abbandonato, ma non il mio cane. Non abbandonare gli animali, non farli morire strada. Il miglior modo per combattere l'abbandono è la sterilizzazione. Montefeltro TV, cari amici, oggi una puntata dedicata agli animali, anzi alla storia di un piccolo animalino, e ce ne faremo parlare direttamente da Sara, che intanto andiamo a conoscere. Ciao Sara. Ciao, salve a tutti. Ecco, tu oggi ci parlerai della storia di un animalino. Di che si tratta? Allora, io avevo un coniglietto. Coniglio nano di razza Ariete, quelli con le orecchie su, e che si chiamava Sevvi, nome preso da uno dei miei personaggi preferiti, Severus Piton, della saga di Harry Potter, perché era nera con gli occhi marroni come lui. E niente, lei è stata la mia compagna di vita per circa 4 anni. E l'avevo presa. Questo è il mio cane. Babi, vieni qua, vieni. Anzi, te lo faccio vedere. Ciao, Babi. Babi, vieni qua, opla, Babi. È arrabbiata, sente. Babi, vieni qua, vieni. Vieni qui. È questione da cani. Aspetta, te lo faccio vedere. Vieni qua, vieni. Vieni, Babi, vieni. No, è impegnata. È impegnata, non vuole venire. È impegnata, vabbè, dai. Vieni qua, dai, vieni qua, fatti vedere. Vieni qua. Babi, vieni qui. Niente, non niente. Vabbè, è roba da cani. Roba da cani. E niente, appunto, stavo dicendo, io avevo questo coniglietto che è stata la mia compagna di vita per circa 4 anni. L'avevo presa al mercato settimanale qua a Firenze, su uno di questi banchi che alle fiere vendono animali tenuti neanche troppo bene il più delle volte. Lei era uno di questi, infatti dai primi controlli si vede subito che era denutrita, eccetera, e lei mi ha ripagato ampiamente di averla portata via da questa situazione. Io la presi perché all'epoca soffrivo di depressione maggiore. E eccola! Ciao! Ma ciao! Tu sei carina! Bellissima! Ce l'ho fatta! Ce l'abbiamo fatta! E niente, appunto, dicevo, io all'epoca soffrivo di depressione maggiore e la mia terapeuta mi consigliò di cercare di prendermi cura di un altro essere vivente, o comunque di cercare qualche cosa che potesse aiutarmi a trovare un nuovo senso alla mia di vita, prima di tutto. Con questo non che io l'abbia mai considerata alla stregua di un farmaco, che era la mia bambina pelosa. Non dico mia figlia perché non so cosa si provi ad essere genitori, ma era la mia bambina pelosa lo stesso. E niente, lei era fantastica, perché quando io avevo le crisi di nervi, le crisi di pianto, lei mi saltava sul letto, mi leccava le lacrime e mi si sedeva sulla pancia finché non mi calmavo. Quindi, insomma, proprio un rapporto speciale, speciale. Come speciale. Tra persone, dai, meglio. Meglio. Come tra buone meglio persone. Come tra buone persone. E no, in realtà molto meglio di quanto molti esseri umani abbiano fatto nei miei confronti all'epoca. Quindi c'era veramente un legame molto 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 stretto e piuttosto particolare anche. E niente, poi che cosa è successo? L'anno scorso, ora premesso che a causa della situazione abitativa che ho, proprio per una questione di disposizione di come è fatta la casa, quando nessuno poteva starle dietro, quindi o dormivamo, non c'eravamo, facevamo cose che per lei potevano essere pericolose, lei stava nella sua gabbiettina, per la sua sicurezza prima di tutto.
e so che tanti storceranno il naso, ma io preferivo saperla al sicuro lì dentro piuttosto che trovarmela in mezzo ai piedi mentre cucinavo, che magari le schizzava l'olio bollente addosso. Sì, o magari che questi animali quando sono così piccoli rischiano di essere incastrati dietro una porta, purtroppo succedono anche queste cose, sì. Quindi nella sua presenza. Esatto, tra l'altro una gabbia dignitosissima, non una cosina piccola, insomma ci stava proprio bene. Una camera proprio, da letto, via, un soggiorno, un piccolo soggiorno. Più o meno, più o meno, sì, però un po' è più grande la sua gabbia di casa nostra, vabbè. E niente, lei uscendo da questa gabbietta, verso aprile dell'anno scorso rimase incastrata con una delle zampe posteriori. Lì per lì non si notò niente, perché comunque lei era pure pigra, quindi non correva più di tanto, non faceva grandi cose, non saltava, quindi comunque non è che ci fosse grande modo di notare una grande differenza fra il prima e il dopo, se non che in un paio di settimane ha cominciato a zoppicare seriamente e a quel punto abbiamo detto no, vabbè, la portiamo dal veterinario. Notare che noi non andavamo da un veterinario qualsiasi, andavamo all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. E la portiamo e il dottore che era di turno mi fa, dice no, dice guarda, ha un po' di infiammazione, c'è anche un po' di cistitella, però vista la stagione, perché era cominciava ad essere caldo, cioè, no, è normale, non ti preoccupare, gli si dà questa terapia per una decina di giorni e poi vediamo come sta. Fa questa terapia, sembra stare meglio, dopo un altro paio di settimane dalla fine mi ricomincia a zoppicare peggio di prima. Ritorno dal veterinario, mi fa, dice no guarda, siccome lei c'ha 4 anni comincia a essere un po' vecchia, cosa che poi in realtà non è che mi risulti granché, perché so che i conigli nani di appartamento hanno una vita media di 7 anni e se tenuti bene anche fino a 10 e di più. Bene, quindi già lì storsi un po' il naso, però dissi vabbè, ne saprà più di me. E poi dice no, guarda, siccome lei ha 4 anni comincia a essere un po' vecchia, è come se un essere umano di 70 anni ogni tanto dicesse mi fa male il ginocchio. Dice vabbè, ok. Ce lo dice lei. Sì, esatto, infatti, esattamente. Protezione animale, dottore, voglio dire, cavoli. Esatto. E niente, la riporto a casa, passano un altro paio di settimane o comunque un po' di tempo, perché fra una cosa e l'altra nel frattempo comunque siamo arrivati a luglio da fine marzo, quindi comunque fra terapie, diagnosine, cavolatine varie, un po' di tempo è passato e lei non mi zoppica neanche più, prende la zampa, se la mette direttamente sotto il sederino e la trascina. Quindi lei ha smesso di camminare con quella zampa, di usarla totalmente. La riporto dal veterinario, alla protezione animali. Questa volta c'è un'altra dottoressa perché si alternano. E praticamente, ora io prendo un pupazzetto per farvi vedere la cosa, perché sennò non vi rendete conto. Allora, questo è il coniglio. Bene. Lei gli prende la zampina infortunata e comincia a fare di questo. Dicendomi, lo vedi che non c'ha niente, fa scena per attirare la tua attenzione. Col coniglio che dibatteva i denti dal dolore. Cioè, incredibile. Ecco. Morale della favola, la riporto a casa e nel giro di pochi giorni mi si paralizza completamente. Lei non si alzava più né per mangiare né per bere, le dovevo mettere tutto sotto il muso perché sennò non si alimentava nemmeno, dovevo mettere proprio praticamente imboccarla. Non si alzava per fare i bisogni, quindi riempita di piaghe da decubito per ovvi motivi, nonostante la si pulisse in continuazione. Quindi a quel punto, cosa ho fatto? Mi sono insospettita ancora di più. Già non ero particolarmente sicura. A quel punto ho detto no, vabbè, si va da un altro. Mi sono informata, ho cercato un veterinario su Firenze, esperto in animali esotici, perché i conigli sono considerati esotici. E l'ho portata da lui. Lui le ha fatto una radiografia, cosa che non le era mai stata fatta prima, né una radiografia né un'ecografia, assolutamente nulla. E come me la mostra, anche un inesperto capisce che qualcosa non va, perché la zampa normale stava così, quella infortunata stava così.
quindi insomma mi sembrava abbastanza palese un infortunio bello evidente. E infatti lui mi diagnostica che la zampa era lussata e per di più con quest'ultima manovra le avevano tranciato i tendini e i nervi, fatto prolassare i muscoli e probabilmente parzialmente fratturato il bacino, quindi proprio un plane avevano fatto e quindi per forza che si era paralizzata. Lui mi disse: no, guarda, in queste condizioni non è neanche più operabile, perché se ci se ne rendeva conto prima, si prendeva subito, loro ti avevano fatto una lastra e ti avevano detto che non ci capivano, che non erano certi, quel cavolo che vuoi, ti avevano mandato da qualcun altro, gli si poteva anche rimettere a posto come si fa per gli umani quando gli si lussa la spalla. Cioè, ma in queste condizioni non è nemmeno operabile, non lo sarà mai. Cioè, quindi si prova a ritirarla su con gli antibiotici, pappe artificiali, perché non mi mangiava neanche più, non ce la faceva, non c'aveva voglia neanche probabilmente, si stava proprio lasciando andare. E poi quando se l'ho ritirata un attimino su, l'unica cosa fattibile è metterle il carrellino come si fa per i cani. E quindi no, beh, fai a quella maniera, cioè cosa vuoi fare? Però non mi è durata neanche un'altra settimana, cioè, nonostante tutti gli antibiotici, eccetera, le piaghe da decubito le hanno fatto infezione e dopo una settimana precisa, il pomeriggio la dovevo riportare per il controllo, la mattina alle 10 se n'è andata. E il mio grosso rimpianto è soltanto quello di non essermi resa conto prima delle cavolate che mi stavano raccontando dall'altra parte, di essermi fidata. Certo, anche perché io... uno non va a mettere in discussione quello che ti dice il veterinario, insomma. No, tanto più che non erano neanche un veterinario così a caso, ma alla protezione animali. Appunto. Ecco, a quel punto poi ti sei fatta sentire. A quel punto ho superato lo shock iniziale, che ero veramente catatonica per i primi due giorni, mi sono messa in movimento perché ho detto no. Una cosa del genere non è assolutamente possibile, non può passare sotto silenzio. Quindi ho cominciato a scrivere email a destra e a manca, ho contattato la sede centrale di EMPA che non mi ha mai risposto, tuttora non ho ricevuto mezza sillaba da loro. Soltanto lei incontrò mia madre per strada, le chiese come stava, le disse: signora, che ci vuol fare la vita? E poi scrissi all'ordine veterinario. Strano che non gli abbia detto, ma alla fine è un coniglio. Cioè, quello non lo poteva dire. Lo avrà pensato. Probabile, molto probabile. Molto probabile. E niente, poi scrissi all'ordine generico dei veterinari che mi reindirizzò a quello della provincia, perché queste cose vengono trattate provincia per provincia. E i quali mi dissero, si scusavano per l'accaduto, mi porsero le condoglianze, mi dissero appunto tante belle cose, però siamo certi della buona fede della collega. E cosa vuoi che mi dicessero? Cioè, è vero anche quello, non mi aspettavo certo mi dessero ragione. Beh, almeno voglio dire, dal punto di vista della professionalità, avrebbero potuto dire: e verificheremo di persona, le faremo sapere. Sì. Cioè, sì. Se non diciamo dall'aspetto umano, almeno dall'aspetto tecnico, cioè, comunque una persona, sì. Un albo dovrebbe avere delle persone competenti, insomma. Esatto. Ma in realtà sembra che un'indagine interna sia partita. Sì, magari non te l'hanno detto a te, certo. No, cioè una mezza cosa sono venuta a saperla, perché comunque tramite l'ultimo veterinario che aveva bisogno che gli riportassi la radiografia per farla refertare all'esperto, quindi comunque in quel modo mi ha detto che stavano indagando in un qualche modo, però niente di più, perché comunque lei è morta il 19 agosto dell'anno scorso. La lastra per farla vedere al perito me l'hanno chiesta a marzo di quest'anno, quindi già è passato del bel tempo dall'accaduto e ad oggi io non sono stata più contattata da nessuno,
né da una parte. Scusami, tu hai dato come riferimento il secondo veterinario? Assolutamente sì, infatti lui è quello che ha tramite lui si è stato contattato da questa gente? Lui è stato contattato, credo, da, non so se dall'ordine o se da EMPA. Lui è stato contattato, ha dovuto fare una relazione sulla visita che aveva fatto. Qualcosa comunque qui è successo, cioè non ti hanno dato... Qualcosa è successo, non ti hanno dato te che minima soddisfazione, però qualcosa è successo. Qualcosa è successo, non so fino a che punto, fino a che livello, io appunto ripeto, non sono ancora stata contattata da nessuno per anche semplicemente per dire quello che era successo prima di portarla dall'ultimo veterinario, perché lui ovviamente ha potuto fare la relazione per quello che aveva visto lui. Sì, scusami, ti hanno visto una ragazza giovane, si è pur incazzata, eccetera, magari c'era una persona... non so se l'abbiamo detto adesso o ne abbiamo discusso prima, e sicuramente se avevi qualche soldo in più, prendevi un avvocato eccetera, avresti avuto, esatto, avessi avuto una situazione economica molto, molto diversa da quella che ho, che gliel'avresti fatto pagare. Sì, avrei fatto una causa vera e propria, avrei messo tutto in mano ad un avvocato vero e proprio, perché in questi casi tra l'altro io cercai di contattare il Tribunale degli Animali, ma non se ne poté fare di nulla, proprio perché la sede centrale di EMPA se ne è completamente lavata le mani. Sì, sì, sicuramente. E non riuscendo a contattare loro. Con un avvocato, oppure magari con un'associazione animalista. Io le associazioni animaliste le ho contattate, scrissi anche a loro. E loro però appunto ovviamente mi porsero le loro condoglianze e mi reindirizzarono a chi in realtà avevo già contattato io per conto mio. Quindi comunque sì, anche loro non è che abbiano tanto potere. Sì, sì, non hai avuto un grande aiuto, dai, diciamoci le cose come stanno. No, anche perché non interessa a nessuno della mala sanità sugli umani, figuriamoci di quella sugli animali. Certo, non fa gran notizia. No, non ne fa proprio punta. Sì, questo. Beh, quello è lo schifo. Certo, non fa notizia, scusa, nemmeno una persona che comunque ha passato una certa sofferenza, eccetera. Se non vogliamo guardare l'aspetto, diciamo così, animale, almeno l'aspetto umano si poteva guardare, perché alla fine, esatto, cioè, ci sei anche tu di mezzo, oltre che no, il tuo coniglietto. Va bene, e quindi, quindi neanche l'EMPA, come si chiama, hai detto, scusami? L'EMPA. L'EMPA non ti ha risposto, hai avuto una mezza risposta dall'ordine. Dall'ordine dei veterinari della provincia. E niente di più. Ora, cioè, se poi guardiamo quanto tempo è passato da che è morta a che ci hanno contattato per la prima volta, c'è ancora speranza, però non sono fiduciosa manco per niente. No, e come fai? Cioè, è passato un anno, tra poco. No, finirà così. L'unica cosa, l'unica speranza che puoi avere è se qualcun altro denuncia per qualsiasi tipo d'animale un cattivo operato di questa persona che magari abbia dei problemi, ecco. Sì, io ho cercato all'epoca, cercai. Però non trovai nessuno, ma sono sicura che ce n'è altri, perché anche l'ultima volta che ha messo le mani sulla gatta di mio padre è finita nell'aldilà pure lei, quindi insomma sicuramente qualcun altro c'è, perché lei non mangiava da 3 mesi, lei gli disse no, è vecchia, non c'ha più voglia di mangiare, e poi invece aveva un tumore allo stomaco. Ho capito. Va bene, io direi, Sara, che ci hai raccontato tutto, adesso magari parliamo ancora un minuto, interrompo la registrazione, e ti ringrazio e ti invito, magari a ottobre parliamo di altro, se ti fa piacere, se ti va. Ok. Magari parliamo anche della tua Firenze, come va. Sì, volentieri. Ok, rimani un attimo in Grazie linea e stacco. Ciao.